abituati a soffrire quest'anno, dai. E quindi ci vuole anima e cuore per portare a casa comunque anche un punto importante contro una squadra che, voglio dire, tanto di cappello, è seconda in classifica, non è stata là per caso. E i ragazzi ci hanno messo l'anima e questo è lo spirito giusto. Ecco, i gol non li prendete, però adesso serve farne di gol, altrimenti la salvezza è difficile. Sai com'è, comunque stiamo anche subendo un po' di emergenze, sai, di Costanzo, Rea, comunque si era partiti con una situazione, adesso ci vengono a mancare il gol. Oggi abbiamo giocato 2,98 avanti, non so, a destra Napolitano, a sinistra Rossi. Il dilemma è quello, farne uno più degli avversari o prima non prenderle? Io ho optato per prima non prenderle, anche perché giocavamo con una grande squadra e anche perché farne uno più degli altri a questo punto della stagione non è possibile perché ci mancano degli uomini chiave in squadra, ci manca una punta centrale, una persona capace di far salire la squadra, tenere palla, scambiarla, giocarla, fare gol e farli fare. Non l'abbiamo, per cui abbiamo optato per uno schieramento più abbottonato. Oggi non il solito Paolisi, molto pesanti però le assenze di Grisci e De Rosa. Vabbè, poi direi anche Nostrale, Salvatore, acciaccato Petecca, abbiamo avuto degli infortuni, però questo non deve essere una scusante, noi abbiamo giocato male, sotto ritmo, non abbiamo avuto quella personalità che deve avere una squadra che vuole vincere su ogni campo. Abbiamo una rosa ampia, abbiamo vinto due partite senza Grisci, senza Nostrale, quindi dovevamo fare meglio, questo è sicuro. Oggi non mi è piaciuta la squadra.